Salutiamo i nostri telespettatori, un approfondimento quello di oggi, il nostro focus dedicato alla famiglia e in particolare alle situazioni che possono subentrare in famiglia o nei rapporti di coppia. Siamo con l'avvocato matrimonialista Alba De Felice, ringrazio per essere qui, siamo alla fine di questo anno, cioè, che ci lasceremo alle spalle, ma siamo in pieno periodo di vacanze natalizie. Allora, perché questa trasmissione di approfondimento? Perché ci piacerebbe tanto che lei potesse non soltanto darci degli approfondimenti sulla tematica legata soprattutto ai figli durante i rapporti che non continuano, quindi ci riferiamo alle separazioni di fatto o meno, e quindi quali sono i diritti e soprattutto quale dovrebbe essere l'interesse dei genitori, quindi di mamma e papà, nella tutela dei propri figli, i comportamenti da tenere, soprattutto in un periodo particolare come possono essere le vacanze di Natale, le vacanze della fine dell'anno, cosa accade in queste famiglie dove c'è uno stato di separazione? In questo periodo davvero accade di tutto. Anzi, io vorrei dire, anche se con grande amarezza, che proprio in questo periodo che vengono messe in campo le più gravi torture, torture psicologiche ai danni dei bambini, ove mai ovviamente ci sia una vicenda separativa in corso, ma anche a vicenda separativa ormai già conclusa, perché purtroppo quasi sempre, proprio durante le vacanze natalizie, si creano degli scontri, delle incomprensioni, talvolta anche in maniera strumentale, in maniera artata. E questa, è una situazione assolutamente deleteria, molto molto dannosa per i bambini. Un bambino aspetta tutto l'anno che in quel periodo magari può avere vicino entrambi i genitori. Anzi, io vorrei approfittare di questa occasione per dire che nell'immaginario collettivo di qualsiasi bambino coinvolto o meno dalla vicenda separativa, il Natale è il momento più bello in cui ovviamente si aspira a stare con entrambi i genitori, ossia in famiglia. Invece, proprio in questo periodo vengono purtroppo messe in campo delle strategie, vorrei usare un termine antipatico, ma quanto mai adatto. Strategie alienanti. Noi sappiamo che quando c'è la vicenda separativa, i genitori, soprattutto nel rispetto del principio dell'affidamento condiviso, dovrebbero concordare in maniera serena ed equilibrata e soprattutto responsabile ciò che è meglio per i propri bambini. Ed io infatti quando redigo i progetti, soprattutto nelle separazioni consensuali, inserisco sempre l'auspicio che i bambini possano trascorrere queste vacanze natalizie, soprattutto i momenti particolari, ossia la vigilia di Natale, del Natale, oppure la vigilia del Capodanno, con entrambi i genitori. Talvolta questo si verifica, soprattutto quando si tratta di coppie responsabili, quando si tratta di coppie che pur riconoscendo che ormai l'unione è fallita, ammettono che dalle ceneri della coppia coniugale deve essere rielaborata la coppia genitoriale. Ma sono veramente casi eccezionali, casi limite. Quando non è possibile che questi momenti di grande gioia vengano vissuti dai bambini con entrambi i genitori, almeno però i genitori dovrebbero attivarsi affinché, soprattutto in questi momenti, i bambini stiano sereni. Qual è la formula magica? Ovviamente non c'è la soluzione perfetta, ma si può sempre mirare al raggiungimento di un equilibrio che li tuteli.
Ossia, bisognerebbe trasmettere ai bambini la sensazione che i genitori hanno in maniera serena, hanno concordato per loro quella suddivisione, quella scansione dei tempi di permanenza. E quindi, ad esempio, se i bambini alla vigilia di Natale stanno con il papà, la mamma dovrà rassicurarli e dir loro che è contenta che vadano con il papà. E al tempo stesso, se nella vigilia di Capodanno i bambini stanno con la mamma, proprio il papà, invece di fare, come molto spesso purtroppo capita, il papà vittima dicendo io rimarrò solo, dovrebbe invece far capir loro che è veramente contento, che è l'inizio di un nuovo anno magari, che verrà trascorso poi insieme e che ci saranno tanti altri momenti da condividere. E a proposito di questo aspetto, io vorrei riferire che proprio qualche mese fa, esattamente il 2 ottobre del 2018, è stata varata una carta fondamentale, un documento che io ritengo davvero indispensabile. È stata presentata il 2 ottobre dall'autorità garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e in effetti mira a realizzare, nel rispetto ovviamente dei principi dell'affidamento condiviso, soprattutto quelli che sono i criteri ispiratori di una convenzione importantissima, ossia la convenzione per i diritti del fanciullo varata, siglata a New York già nell'anno 89, nel 1989. Guarda, questo è un segnale di grande civiltà. Assolutamente sì. E soprattutto ecco, ci dà l'idea di come ci sia questo interesse e questa attenzione verso i figli, verso soprattutto i bambini, i minori, che sono sempre più oggetto e diventano sempre più arma a favore, a disposizione dei genitori, da poter scagliare l'un contro l'altro armati. Ecco, allora, qual è il principio ispiratore di questa carta? E soprattutto un vero e proprio decalogo del comportamento da tenere. Come va osservato, viene rispettato poi realmente, anche se recentissimo? È un recentissimo decalogo, lei ha usato un termine quanto mai appropriato, un decalogo che io ho letto e riletto più volte e me ne sono davvero innamorata. Io vorrei soltanto citare il primo di questi articoli, secondo cui i figli hanno il diritto di continuare ad amare ed essere amati da entrambi i genitori e di mantenere i loro affetti. Ecco, è la prima volta che un documento ufficiale parla di amore. Questa è una parola che quasi sempre in quelle che sono le norme, le leggi, viene in qualche modo allontanata, quasi come se ne avesse pudore. E invece io credo che proprio da qui, dall'amore che dobbiamo parlare, dall'amore che i genitori naturalmente dovrebbero provare per i loro bambini, e che certamente i figli provano nei confronti dei genitori. E credo che la parola amore, proprio in un momento così suggestivo, importante, alla vigilia del Capodanno, sia davvero una parola chiave. Immaginiamolo un attimo, è naturale, qualsiasi bambino vorrebbe continuare a vivere con entrambi i genitori. La situazione ottimale per qualsiasi minore è quella di restare in famiglia, con entrambi i genitori in casa, tra le pareti domestiche. Purtroppo però sappiamo bene noi adulti che quando non esistono più i presupposti per cui la famiglia possa continuare ad essere mantenuta, responsabilmente i genitori, e noi siamo nell'era in cui si parla non più di potestà genitoriale ma di responsabilità genitoriale, quindi responsabilmente i genitori dovrebbero continuare quello che è il loro ruolo senza invece strumentalizzare i figli. Ed invece molto spesso in tutte le vicende separative questo è un aspetto ricorrente, sempre più ricorrente. Io vorrei
citare soltanto ciò che mi è capitato un po' prima della vigilia di Natale, nel corso di una separazione, mentre eravamo lì al cospetto del magistrato, il quale stava adottando i provvedimenti più opportuni, anche e soprattutto per gli incontri tra questo papà assolutamente alienato ed i propri ragazzi, un ragazzino di 11 anni e un altro di 14, arriva sul telefonino del padre un messaggio sconvolgente in cui il figlio gli manifesta senza alcuna forma di parole e di pudore tutto il suo odio, e alla fine conclude il messaggio dicendo: ringraziami perché io ti ho chiamato Signore, tu sei mio padre, ma nella sostanza io non ti riconosco come tale. E purtroppo questo messaggio è stato letto in udienza, perché quest'uomo, nel momento in cui è stato visualizzato sul suo cellulare, è scoppiato in un pianto dirotto e abbiamo dovuto sospendere l'udienza. Naturalmente, ricostruendo questo caso, è stato evidente, lo stesso magistrato lo ha evidenziato, questo ragazzino appena un anno prima era legatissimo al suo papà. Il papà era il suo eroe. È bastato da parte della moglie, coinvolta nella separazione, evidentemente una separazione che lei non voleva, è bastato appena qualche mese per strumentalizzare questo ragazzo, per scagliarlo contro il padre, per distruggere praticamente non soltanto il padre, ma innanzitutto il figlio, perché io vorrei che si comprendesse che queste strategie alienanti non sono altro che una forma di abuso psicologico che coinvolge proprio direttamente i minori. Ecco perché io ritengo che la carta varata ad ottobre dall'autorità garante per l'infanzia e per l'adolescenza sia una carta importante. Io vorrei che diventasse un decalogo da rispettare per tutti i genitori che si avviano alla vicenda separativa. Passiamo al secondo articolo, ancor più importante: i figli hanno il diritto di continuare ad essere figli e di vivere la loro età. Allora, io mi rendo conto che quasi tutti i bambini, ma veramente anche in tenera età, che sono catapultati nella vicenda separativa, immediatamente vengono adultizzati, diventano dei piccoli ometti, cominciano ad essere davvero eruditi su quelle che sono le modalità dell'assegno di mantenimento, su quelle che sono le spese straordinarie, e a volte io mi stupisco di come possano in brevissimo tempo, ovviamente spinti da un dei genitori, a riferire all'altro: questa cosa la devi pagare tu perché è tra le spese straordinarie, devi dare a mamma il 50%, il 70% o il 100% a seconda degli accordi. E invece in questa carta si sancisce un diritto fondamentale, il diritto del bambino a rimanere tale nonostante la vicenda separativa, il diritto del bambino ad essere informato da parte degli esperti su quelle che sono poi praticamente le situazioni che si verranno a realizzare dopo la separazione, e soprattutto il diritto di qualsiasi adolescente ad essere ascoltato dal tribunale, quindi dai giudici, ma con il supporto di specialisti, in tutte le procedure all'esito delle quali possono essere assunti dei provvedimenti che si ribalteranno sulla loro vita, sulla esistenza. Perché è naturale, un bambino certamente in parte dovrà subire quelle che sono le conseguenze della separazione dei genitori, innanzitutto la conseguenza più amara da digerire, ossia tollerare che uno dei due esca dalla casa coniugale, quasi sempre il papà, e già quello è un trauma fondamentale.
Ma poi molti bambini devono anche subire che tante volte al papà si è impedito di andarli a prendere a scuola, oppure che per periodi anche lunghi dell'anno non lo potranno incontrare, e soprattutto quando nelle separazioni più conflittuali addirittura si stabiliscono gli orari per i contatti telefonici, potrebbero dover subire anche che se all'improvviso vogliono sentire il loro papà, magari dall'altra parte, la parte del genitore collocatario, subiscono un rifiuto. E questa è la più grande violenza. Una vera e propria violenza, ma anche il fatto stesso di dover disciplinare gli incontri un fine settimana ad un genitore, un altro all'altro, perché viene un po' meno quella che è la libertà, la spontaneità, la genuinità del rapporto, ma anche dell'essere bambino in sé. Lei diceva diventano adulti, ma per forza di cose, perché anche un ragazzino di 4 anni che ha voglia magari una domenica di trascorrere con il papà anziché con la mamma o viceversa non può farlo in libertà. È tutto più vincolato, tutto più condizionato, purtroppo, da accordi che avvengono in sede giudiziaria o meno. È così, perché troppo spesso si dimentica quello che è un criterio fondamentale della normativa sull'affidamento condiviso. Alla base di questa modalità c'è l'equilibrio, l'accordo a cui i genitori, anche attraverso un procedimento di mediazione familiare, devono necessariamente arrivare per poter gestire i figli, per poterli allevare, educare nel rispetto delle loro inclinazioni naturali, delle loro capacità e soprattutto dei loro desideri. Non c'è violenza peggiore per un bambino che all'improvviso avverte il desiderio di sentire o di uscire o di pernottare con il suo papà. Non c'è violenza peggiore di impedirglielo. E durante l'ascolto queste cose poi vengono fuori. E grazie al cielo sta prendendo campo anche da parte dei nostri tribunali qui sul territorio una decisione importante, cioè capire, ascoltare e non soltanto sentire il bambino, il ragazzo, l'adolescente, e intuire se il genitore collocatario ripetutamente mortifica quelle che sono le aspirazioni, i desideri di quel ragazzo. Molto spesso è proprio questo il caso in cui il tribunale poi dispone il ribaltamento del collocamento. Io non potrò mai dimenticare un provvedimento che qualche anno fa è stato emesso da un tribunale del nostro territorio. Il giudice a un certo punto, nel disporre il ribaltamento del collocamento, ha così motivato: mi è bastato aver sentito dal ragazzino in questione, ovviamente il nome per ragioni di tutela della privacy non intendo farlo, mi è bastato ascoltare questa affermazione: io voglio stare con il papà perché sono certo che papà mi manderebbe in qualsiasi momento dalla mamma ove mai ne avesse desiderio. Invece mamma per troppe volte me l'ha impedito, anche se io mi sono messa a piangere. È questo il concetto da tenere presente. I genitori devono rispettare i loro bambini, devono rispettare i desideri, non devono strumentalizzare il collocamento dei figli per ottenere un qualcosa a cui diversamente non potrebbero nemmeno aspirare. Ecco, questa un po' abitudine che cambia, chiamiamola abitudine di ascoltare da parte del giudice il minore, viene vista un po' come una preoccupazione, ma vengono sentiti anche i bambini, ma è possibile che i bambini vengano tirati in campo? I bambini sono sempre tirati in ballo. Probabilmente è una forma anche di garanzia in più nel momento in cui il bambino stesso viene ascoltato in un ambiente forse che sarà protetto. Un ambiente assolutamente sì. L'ascolto, innanzitutto bisogna chiarire, l'ascolto non è un voler sentire e automaticamente trascrivere quelle che sono le richieste dei bambini, perché a volte anche queste richieste possono essere frutto di una accurata strumentalizzazione da parte dell'uno o dell'altro genitore.
Il giudice invece, con l'ausilio di specialisti, psicologi, psicoterapeuti esperti nell'età evolutiva, deve in qualche modo decifrare non soltanto le frasi, ma anche gli sguardi, l'atteggiamento. È fondamentale la gestualità del bambino in quel momento, se guardo meno negli occhi il suo interlocutore, se a un certo punto ha un momento di sbandamento e di confusione, come se fosse stato ammaestrato e poi a un certo punto dimenticasse invece la lezioncina che qualcuno gli ha trasmesso. Il giudice e lo specialista valutano tutti questi elementi e non è assolutamente scontato che un bimbo che in sede di ascolto dica voglio stare con papà o con mamma, poi venga accontentato. Anzi, molte volte si verifica il contrario. Ecco perché è necessario che l'ascolto sia condotto in maniera accurata, estremamente attenta e con il supporto di personale qualificato. Io apro una parentesi, avevamo iniziato parlando del periodo di vacanza, noi nei periodi di vacanza anche estivi sono quelli che creano maggiori problemi, certo, difficoltà nella gestione. La sua casistica che cosa ci dice? Che proprio in riferimento al periodo natalizio, pasquale ed estivo vengono depositate presso i tribunali istanze urgenti, perché è naturale che proprio quello, il momento in cui il genitore non collocatario vorrebbe trascorrere serenamente del tempo con le proprie creature, ed invece anche è proprio quello, tempo, diciamo, certo, ma infatti ecco perché molte volte quando si tratta di genitori non collocatari che vivono lontani dalla residenza abituale dei minori io mi batto sempre perché magari una grande fetta delle vacanze estive possa essere trascorsa da questi genitori, quasi sempre papà con i loro bambini, e mi meraviglio di come e quanto invece sono sempre più accese, agguerrite le rimostranze da parte dell'altro genitore che si impunta e vorrebbe impedire ai propri bambini di stare con quel genitore lontano che durante tutto l'anno magari non possono frequentare. Parliamo di genitori che lavorano all'estero, di genitori che lavorano anche a distanza di molti chilometri. Ecco, io dico sempre nel corso di questi giudizi, cerco di far comprendere a queste mamme che sono così ostili, dovrebbero comprendere che se i loro ex sono lontani per lavorare, ovviamente accettano questo sacrificio anche per poter provvedere all'assegno di mantenimento, così come ritengo che sia veramente indispensabile che oggi si giunga alla rendicontazione. Noi avvocati matrimonialisti ci troviamo di fronte tante volte anche ad assegni molto molto prestigiosi di varie migliaia di euro, anche magari per soltanto un bambino o per due, questo quando certamente si tratta di genitori facoltosi. Però è necessario che la rendicontazione venga in qualche modo inserita in quella che è la disposizione da parte del Tribunale, e mi piace molto al provvedimento che proprio recentemente è stato varato, in base al quale il giudice, pur mantenendo inalterato l'assegno di mantenimento di ben 4.000 euro soltanto per due bambini, ha onerato la madre quale genitore con locatario di rendicontare le spese necessarie per il figlio, sia quelle ordinarie sia quelle straordinarie, e poi la differenza di versarla su di un deposito bancario o postale intestato ai minori e con il vincolo pupillare, perché è grande la sofferenza poi di un genitore che magari versa assegni così rilevanti pensando che quegli importi non verranno poi impiegati proprio nell'interesse dei figli cui sono destinati. Beh, tutto viene un po' regolamentato, ovviamente non può non essere così, però quanto è importante la sensibilità? Lo abbiamo detto, l'amore che rientra è una delle prime volte che la ritroviamo in un
vademecum, in uno decalogo che viene consigliato per, fino ad ora, ai genitori, la sensibilità, l'amore, l'altruismo, perché si mettano in essere delle condizioni ideali per i propri figli. Abbiamo detto delle vacanze di Natale, potrebbe essere un grande messaggio di amore nei confronti dei figli, quello di sedersi ad un'unica tavola, per esempio nel giorno di festa, e cercare di creare un clima, non una farsa, ma un clima amorevole che dà proprio ecco l'immagine, l'idea ai figli che nel loro interesse si fa di tutto. Ma infatti è la condivisione delle responsabilità genitoriali che è posta alla base di questa carta di diritti dei figli varata dall'autorità del grande per l'infanzia e anche dall'affidamento condiviso. L'articolo 6 ad esempio di questa carta recita: i figli hanno il diritto che le scelte che li riguardano siano condivise da entrambi i genitori. Un bambino potrà ovviamente anche accettare di buon grado una particolare indicazione, anche magari pesante, il dover frequentare un corso particolare di approfondimento di inglese o di matematica, che in termini di energia costa tanto, ma lo accetterà se alla base c'è l'accordo dei genitori. È tutto questo il principio che dovrebbe essere trasferito ai genitori. Loro restano tali, cioè ci si separa dalla moglie, dal marito, si interrompe la convivenza con il compagno, ma non si smette mai di essere genitori. E poi vorrei anche citare un altro articolo che mi è piaciuto moltissimo di questa carta: i figli hanno il diritto di non subire pressioni da parte dei genitori e dei parenti. E qui vorrei un attimo tirare in ballo anche i nonni. Tante volte nel corso dei giudizi di separazione e di divorzio uno dei genitori, quasi sempre il genitore non collocatario, riferisce che dall'altra parte, oltre a subire le cattiverie, le angherie della moglie, dell'ex moglie, deve anche avvertire che i propri bambini sono continuamente preda di campagne denigratorie messe in campo dai nonni materni, così come molte volte i nonni paterni cadono davvero in depressione quando improvvisamente, dopo la vicenda separativa, si vedono sottrarre i nipotini. È vero che c'è una norma importantissima, il 317 bis, che riguarda un'azione che poi deve essere attivata innanzi al Tribunale per i minorenni a tutela dei diritti dei nonni. Ma bisogna anche capire che questo procedimento non mira soltanto a tutelare il nonno, soprattutto mira invece a tutelare il nipotino, perché se da un lato il nonno emarginato soffre, e io conosco tantissimi nonni che sono veramente caduti in depressione, qualcuno davvero c'è morto per questa ragione, ma la vittima predestinata, la vittima vera, è il nipotino, che magari è legatissimo a quel nonno e che dopo la separazione tra i suoi genitori deve subire anche di non poter più incontrare quel nonno a cui magari è tanto affezionato. Allora, in chiusura, io vorrei ripartire da dove siamo, ritornare a dove siamo, da dove siamo partiti, ossia dal concetto di amore. Se i genitori arrabbiati, ostili, vendicativi si rendessero conto che con i loro comportamenti distruggono i figli e quindi mortificano quel sentimento di amore che dovrebbero naturalmente provare e che probabilmente provano nei confronti dei figli ma non sanno esprimere, ecco, tante brutture, tante assurdità nei nostri tribunali molto probabilmente non si verificherebbero più, perché è l'amore che davvero ci dovrebbe guidare. Cerchiamo di riflettere un po' tutti su questo concetto, quelli un po' coinvolti e quelli meno coinvolti fortunatamente da situazioni di questo tipo. Siamo in chiusura di trasmissione, ma siamo anche in chiusura di anno, ci lasciamo alle spalle questo 2018 che dal punto di vista del diritto della famiglia ci preoccupa tanto, dei diritti in famiglia
e della famiglia stessa. Purtroppo l'Italia registra ancora un numero altissimo di femminicidi, ma soprattutto in aumento sono i casi di figlicidio. Lo accenniamo soltanto perché davvero siamo in chiusura, ne riparleremo magari se lei accetterà di approfondire questa tematica unicamente in un prossimo appuntamento, però perché accade tutto questo? Io glielo chiedo da esperta com'è. Perché si arriva a questo punto, si arriva ad uccidere un figlio per vendicarsi della compagna? Sì, questo credo che sia il fenomeno più orribile e orripilante che in chiusura di anno noi dobbiamo registrare. Cisterna di Latino, il caso di Mantova, il caso di Firenze, bambini che vengono uccisi da uno dei genitori il quale così pensa di potersi vendicare di un abbandono, di una diciamo decisione separativa da parte dell'altro. Credo che per esaminare queste situazioni, che sono davvero terribili, bisognerebbe partire da un aspetto fondamentale, dalla prevenzione. I carnefici, i cosiddetti carnefici, gli aguzzini, in tutti questi episodi di violenza domestica, di violenza di genere, che si stanno registrando in maniera così frequente, non sono dei criminali. E questo da cosa lo possiamo ricavare? Dal fatto che molto spesso, così come si è verificato ancora nel caso di Cisterna di Latina, poi alla fine si tolgono la vita. Quale criminale mai, dopo aver consumato il suo efferato delitto, penserebbe mai di ammazzarsi? Invece queste belve alla fine arrivano al suicidio, quindi all'esplosione della violenza fa seguito l'implosione, l'autolesionismo, il volersi distruggere. Noi potremmo raddoppiare, triplicare, intensificare all'infinito, all'ennesima potenza, le pene. Potremmo stabilire a prescindere che per tutti i casi di violenza di genere è magari decretato l'ergastolo, che rappresenta la pena detentiva più forte per eccellenza. Noi non risolveremo il problema. Se noi non decidiamo finalmente di impegnarci tutti insieme sull'aspetto della prevenzione, noi non approderemo mai, questo problema non verrà mai risolto, perché lo sappiamo ormai, no? Che i segnali allarmanti in tutti i casi di violenza di genere, di violenza assistita, di femminicidio, di figlicidio, i segnali allarmanti erano già stati lanciati non pochi istanti prima del delitto, ma addirittura mesi prima. Il problema è che questi segnali non sono stati colti. E allora probabilmente bisognerebbe arrivare alla creazione di un sistema per il quale i cosiddetti specialisti dell'anima, come a me piace definirli, ossia i mediatori familiari, i psicologi, i psicoterapeuti, vengono coinvolti nell'immediato, sia nella vicenda separativa che nel caso di denuncia di violenza di genere. Il recentissimo codice rosso, il disegno di legge approvato dal nostro governo il 28 novembre 2018, approfondisce proprio questo aspetto, sancendo che la vittima di violenza di genere nell'immediato deve essere ascoltata. E nell'immediato la polizia giudiziaria che raccoglie la denuncia deve trasmetterla all'ufficio della procura e entro 3 giorni al massimo il pubblico ministero deve ascoltare la vittima. Allora io dico, in questi casi, poiché è molto probabile che già dal primo interrogatorio, dal primo ascolto della vittima, della parte lesa, si potrebbe capire se il carnefice, come quasi sempre capita, è un soggetto disturbato, da subito lo si potrebbe in qualche modo convincere, portare ad una cura.
perché ne sono matematicamente certa, ed in questo anche esimi esponenti della Procura si stanno da tempo battendo. Dobbiamo lavorare soprattutto sulla prevenzione e poi sulle case rifugio. Qualsiasi donna vittima potrà anche nell'immediato rivolgersi al pronto soccorso e dichiarare da subito che è stata magari aggredita dal suo ex compagno o dal marito o dal fidanzato, e potrà magari anche accettare di essere subito veicolata presso i centri antiviolenza. Ma se ha il dubbio che poi magari dopo questa fase iniziale viene rispedita a casa dove c'è ancora il suo carnefice, il suo aguzzino, allora molto probabilmente avrà dei ripensamenti. Quindi dobbiamo tutti insieme, e a questo serve la rete e serve per la verità anche un bello un appoggio alle politiche sociali, dovremmo attivarci perché le case rifugio dove le donne con i loro bambini, vittime anch'essi di violenza assistita, possono rifugiarsi, ecco, siano tranquille in attesa che poi il carnefice viene eventualmente allontanato o tratto davanti al giudice per tutti quelli che sono i provvedimenti necessari. È un problema culturale, ovviamente tutti sono chiamati a fare la loro parte, anche il semplice vicino di casa, certo, o chi ha rapporti e contatti anche lavorativi, sul luogo di lavoro o meno, con una persona in difficoltà o che comunque lamenta o denuncia, ma si spera poi anche di un'apertura, se non una denuncia formale, una denuncia ad un conoscente, un vicino, un amico, un parente. E su questo io chiuderei, su questa riflessione, perché il nuovo anno ci dia dei segnali diversi, perché effettivamente è una grande emergenza questa, è un'emergenza del nostro paese, un'emergenza che va a minare la stabilità della nostra società fondata sulla famiglia, ma non solo, ovviamente, perché parliamo di casi in cui la vita viene tolta, e su questo bisognerebbe fare ancora tanto. Io la ringrazio per essere stata qui con noi nei nostri studi, le auguro una felice conclusione di questo nuovo anno, con l'auspicio effettivamente che il prossimo di questi tempi possiamo parlare in termini diversi di questa questione, ma anche dei bambini messi un po' più al centro degli egoismi dei genitori invece, come accade oggi. Grazie davvero, e grazie a ovviamente a voi da casa per averci seguito. E buon anno a te.